Tornare a casa dopo un viaggio di 6 mesi è sempre una gran bella cosa. Batte il cuore, ve l'assicuro, come al ritorno dal primo viaggio. Batte anche un cuore vecchio come il mio, che di viaggi ne ha fatti tanti. Il primo saluto di Genova per chi arriva dal mare viene dai tetti. Io cerco quello della mia casa e mi vanto di saperlo individuare di colpo. Quando l'ho trovato sono a posto, è come se fossi a casa. Più sotto vedo già il mio vicolo, un carruggio, con le donne che vanno a fare la spesa dondolando come barche. Da un antico portale istoriato esce una ragazza, s'arrangia la veste, se ne va a lavorare. La conosco, è una vicina di casa. Buon travaggio, Catainì! Sulla porta delle botteghe i gatti sono sempre in agguato di un buon boccone, ma i santi e i guerrieri dei bassorilievi sorvegliano da secoli e è difficile farla ai santi. La chiesa di San Matteo è lì da 8 secoli. Ci conserva la tomba di Andrea Doria e ci ricorda le gesta di altri Doria, di Lamba, di Luciano, di Oberto, tutti bravi marinai come me. Della torre degli embriaci la gente ha preso possesso durante la guerra e l'abita ancora adesso senza genarsi. Ci voglio dire che non si lascia intimidire da 7 secoli e mezzo di storia di quelle pietre né dal fatto che l'embriaco, detto testa di maglio, conquistatore di Gerusalemme alle crociate, all'ombra della torre passò giornate memorabili dopo la vittoria. Tirano sull'acqua dalla finestra e questo è forse l'unico punto di contatto con la vita semplice e primitiva dei nostri vecchi. Qualche volta sui tetti avviene una tragedia. Un gatto giovane ma audace fa il suo primo colpo. È la lotta per la vita. E il solito santo, pur essendo un guerriero come San Giorgio specialista in draghi, non riesce a salvare il povero innocente. Nel chiostro delle vigne, alla domenica c'è il teatrino dei burattini. Vi confesso che ci vado anch'io nelle ultime file, dietro ai miei nipotini, e me la godo un mondo. Ecco Palazzo San Giorgio. Noi genovesi lo teniamo in gran conto, vuol dire palanche. Lì dentro si costituì il primo banco della Repubblica, cioè del mondo, il Banco di San Giorgio. Quante palanche di quelle buone sono passate lì dentro. Dal chiostro di San Matteo, coi suoi ricordi e i suoi gioielli in pietra dura, alla casa di Colombo, sono pochi i passi. In questa casa e nel giardino, Colombo venne a vivere giovinetto, dopo di aver passato la fanciullezza alle porte dell'Olivella. Vicino alla casa di Colombo, un pezzo d'America, il grattacielo.
San Lorenzo è la nostra cattedrale. La conoscono in tutto il mondo, ha più di 8 secoli di vita. È piena di tesori. C'è anche il famoso catino che Testa di Maglio tolse a Cesarea quale bottino di guerra nel 1101. Però accontentarsi soltanto di un catino, non era mica del tutto genovese l'embriaco. Il temporale da noi arriva all'improvviso, come il mare aperto. E le prime vittime sono le cordate del bucato e tagge, che bisogna togliere in fretta ai colpi ladri del maestrale o dell'ipecio. Così come è venuto, il temporale se ne va. Per fortuna le mie camicie si sono salvate. Stasera per fare festa ne metterò una che sa di bucato e metterò un garrofano all'occhiello. Anche mio padre e mio nonno facevano così.